Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, bentornati, bentornate per la seconda puntata speciale di Picnic delle Chiese, un mix tra Voce delle Chiese e Picnic, due trasmissioni curate da Giulia che è accanto a me per ciao quanto riguarda Picnic. Ciao Giulia. Ciao Dani, ciao a tutti voi. E Voce delle Chiese curata dalla sottoscritta e che torniamo insomma ad unire per creare una puntata unica, cara Giulia. Certo, ma siamo tornate, l'abbiamo detto l'ultima volta, ci siamo salutate dicendo vabbè fateci poi sapere se volete un'altra puntata di Picnic delle Chiese e abbiamo mantenuto la nostra promessa e siamo tornati qui oggi per una nuova diretta speciale. Diciamo che abbiamo ripreso un po' il filo conduttore dell'altra volta in cui prima di Natale parlavamo del volontariato, però adesso ci settorializziamo, parliamo di servizio civile, quindi un tipo di volontariato molto particolare perché nel frattempo ha aperto il bando. Eh sì, ne parliamo non a caso, diciamo, perché in questo periodo fino a metà 15 febbraio è possibile presentare la candidatura per un percorso di servizio civile universale e quindi insomma siamo nel pieno della ricerca, della presentazione, della comunicazione di questa opportunità riservata a giovani tra i 18 e i 28 anni, ma fino a diciamo tutto l'arco del 28esimo anno, insomma fino al giorno prima di compierne 29, quindi anche per chi ne ha 28 non spaventatevi, siete ancora in tempo per partecipare. Ed effettivamente sono tantissimi i progetti di servizio civile universale sul nostro territorio, quindi le Valli Valdesi, il Pinerolese, Torino, ma anche in realtà in tante parti d'Italia e all'estero, quindi insomma abbiamo come sempre tanti ospiti che ci racconteranno i loro progetti e anche le attività che faranno appunto sul territorio. Raccontarle tutte ovviamente sarà impossibile, vi daremo un po' degli esempi, insomma chiacchiereremo con una, cercando di dare una panoramica, una carrellata ecco di possibili opzioni, poi ovviamente sta a voi andare sul sito ufficiale, lo trovate tranquillamente digitando servizio civile universale, trovate il sito ufficiale appunto con le varie zone, anche se volete fare una ricerca per zona territoriale oppure per ambiti di lavoro e di interesse, potete appunto andare a vedere un po' nel dettaglio le varie proposte. Allora io direi iniziamo con la musica e nel frattempo andiamo ad aprire la porta ai nostri primi ospiti. Scoprirete chi sono fra pochissimo. E rieccoci, iniziata questa puntata speciale, questa diretta speciale di Picnic delle Chiese, questo mix fra Picnic e Voce delle Chiese, e parliamo di nuovo di volontariato, ma in particolare di servizio civile universale. E siamo qui con i nostri primi ospiti, abbiamo Simona Bertin e Stefano Bertuzzi della Diaconia Valdese, che ci raccontano un po' i progetti della Diaconia, diciamo sul territorio allargato, perché purtroppo, come sappiamo, proprio qui a Torre Pellice, nel Pinerolese, purtroppo quest'anno non ne sono partiti. Però ce ne sono invece insomma in altre parti d'Italia e anche a Torino. Sì, ce ne sono parecchi tra l'altro, quindi insomma se volete anche solo ipotizzare un piccolo trasferimento ne troverete che potranno soddisfare con le vostre esigenze. Io però Giulia partirei facendo un piccolo passo indietro e magari chiederei a Stefano, che è da parecchi anni nell'ufficio volontariato della Diaconia Valdese, di spiegarci un po' come siamo arrivati a questo SCU, che è l'acronimo di Servizio Civile Universale, perché in origine magari qualcuno tipo della mia età si ricorda la famosa obiezione di coscienza e poi da lì insomma di storia ne è passata e però per fortuna si è mantenuto l'ideale alla base dell'obiezione di coscienza. Sì, esattamente, la storia nasce poco più di 50 anni fa. E infatti nel 2022, a fine 2022, abbiamo festeggiato i 50 anni della prima legge sull'obiezione di coscienza. E l'obiezione di coscienza cosa? Alla leva obbligatoria, perché prima era obbligatorio e non c'era modo di diciamo così di sottrarsi al servizio militare. E dal 72 in poi è stata data la possibilità di scegliere appunto se fare un periodo di servizio per il paese non militare. E appunto poi negli anni poi il servizio si è evoluto, all'inizio degli anni 2000 è diventato servizio civile nazionale, quindi ha preso questo acronimo, è stato poi sganciato dal Ministero della Difesa dove prima, al quale prima faceva capo, rientra quindi poi nelle politiche giovanili e diventa poi negli ultimi anni molto più recentemente servizio civile universale. Perché universale? Perché l'idea è che tutti possano farlo.
farlo. Ecco, l'universalità non è che da nazionale universale, perché dal paese si è iniziato a farlo nell'universo, forse un giorno, chissà. Universale proprio con l'idea che chiunque voglia spendere un anno di servizio per il prossimo in quella che si dice, diciamo così, con questo nome, con questa frase altisonante, difesa civile non armata e non violenta della patria, in realtà appunto servizio per il prossimo, mettersi al servizio del prossimo, ecco, questa è una scelta che dovrebbe essere data a tutti, anche se poi nella concretezza della realizzazione poi sono 50.000 i posti disponibili in tutta Italia. Certo, mentre le potenzialità sarebbero ovviamente molto più alte. Sarebbero molte di più, infatti ci sono ogni anno numerosi giovani che non riescono a partire perché magari tutte le posizioni che avevano, per le quali avevano, per cui hanno fatto domanda, sono rimaste poi occupate. già state occupate da altri candidati. Certo. E quindi adesso io avrei un'altra domanda sempre per voi, visto che siete i due rappresentanti dell'ufficio volontariato che si occupano proprio di servizio civile universale, quindi siete espertissimi. Di che cosa vi occupate voi lassù ai piani alti, come dicevamo anche nella scorsa puntata di Picnic delle Chiese? Come organizzate il vostro lavoro? In che cosa consiste un lavoro di una persona che si occupa di organizzare progetti di SCU? Vado io, ok. Ma allora, in realtà appunto c'è tutto un lavoro dietro le quinte abbastanza lungo, abbastanza laborioso, quindi noi partiamo tendenzialmente nella primavera nella scrittura dei progetti, perché ovviamente noi sappiamo nel momento in cui esce il bando che c'è una posizione lì, una posizione qui, però c'è tutto un lavoro a monte di scrittura dei progetti, quindi quasi tutto il team dell'ufficio si mette in questa fase a raccogliere informazioni dei dati del contesto, le sedi che vogliono volontari, attivarle, prendere contatti direttamente con loro, quindi non solo il lavoro dell'ufficio ma anche di tutte le sedi che poi vengono coinvolte nei progetti di servizio civile. E questa fase normalmente inizia quasi un anno prima, un anno e mezzo addirittura prima poi della fase in cui reclutiamo volontari. Quindi è una fase abbastanza laboriosa, abbastanza impegnativa, che si conclude con presentare i progetti al Dipartimento e aspettare che questi vengano approvati e finanziati. Quindi poi una volta finanziati apre il bando di servizio civile per i giovani, nel quale appunto possono fare domanda. E quindi in questa fase noi siamo tutto dietro a fare scribacchini e a scrivere tutto quanto, aspettando poi che vengano approvati. Nel momento in cui inizia invece la campagna di reclutamento, abbiamo tutto il lavoro di promozione, di anche collegamento con le diverse sedi per fare diciamo rete per promuovere le posizioni, e una parte poi tutta di gestione una volta che il bando si conclude, la fase di selezione, quindi valutazione dei curricula, colloqui di gruppo, individuali, e poi partono i volontari, quindi abbiamo tutta una fase di formazione prima dell'avvio concreto di 12 mesi dei volontari in servizio. Quindi è abbastanza lungo e partiamo molto in anticipo. C'è un mondo poi dietro. Noi vediamo semplicemente il sito dove si può fare appunto la domanda online, DOL, e pensiamo che appunto sia così facile appunto applicare, quando in realtà c'è insomma un universo dietro di persone che preparano, scrivono progetti, devono informarsi, insomma sicuramente è molto laborioso come. Eh sì, anche perché insomma l'idea è proprio quella di riuscire a dare il maggior numero di informazioni per un ragazzo o una ragazza che voglia fare questo percorso, che chiaramente è un percorso magari anche molto diverso dagli studi che ha fatto, dalle scelte di vita. Quindi poter scegliere nel modo più attento possibile è uno dei diritti, no, dei civilisti e delle civiliste. La diaconia lavora su tutta Italia, tra l'altro il territorio che copre è nazionale. Simona ci diceva appunto che i progetti vengono vagliati, così come c'è un esubero di volontari che vorrebbero partecipare, c'è una grande quantità di progetti che vengono presentati e diciamo c'è una soglia di finanziamento, e quindi superata quella soglia non c'è una graduatoria ovviamente che viene assegnata, e non tutti i progetti che vengono presentati vengono anche poi attivati. Qual è un po', quali sono le zone in cui opera la Diaconia Valdese in Italia? Non so chi di due vuole rispondere. Un po' in tutta Italia, diciamo in generale, perché appunto in generale cerchiamo di progettare dalle
dalle Valli Valdesi fino al sud della Sicilia, quindi siamo presenti un po' ovunque, e poi dipende ogni anno quali sono i progetti che vengono approvati, con quali partner eccetera, perché ecco una cosa importante da dire: Diaconia Valdese non progetta, non programma solo per le sedi di Diaconia Valdese, ma abbiamo anche molti, molti altri partner che sono, diciamo così, ecco, diciamo Diaconia Valdese fa da ente ombrella per altri, magari più piccoli, perché poi ci sono degli standard che devono essere mantenuti per rimanere nell'albo. Chi non riesce ad avere per esempio 100 sedi non può essere autonomo, ma deve chiedere a qualcun altro, qualche altro ente, di fare appunto da capofila. Quest'anno per esempio abbiamo due posizioni della FCEI, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, a Roma, tra l'altro in un progetto molto bello, perché si parla di Mediterranea Hope, corridoi umanitari, ecco, insomma, qualcosa che sicuramente può interessare a molti. Una posizione sempre a Roma, a Confronti, la rivista Confronti, ed è il primo anno che abbiamo questa collaborazione. Siamo anche molto diciamo così molto fiduciosi che sia una collaborazione positiva, perché potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. E di nuovo abbiamo anche per la prima volta la cooperativa La Riforma, che opera a Firenze in servizi dedicati a persone con disabilità. Queste sono le partnership, quindi per ciò che non riguarda strettamente Diaconia Valdese. Se no, per il resto abbiamo posizioni aperte a Torino, abbiamo delle posizioni aperte a Milano, ancora a Firenze in altri ambiti, e sempre a Roma anche con Diaconia Valdese. Questo un po' il quadro generale. Poi appunto il servizio civile in realtà non è solo la partnership della sede dove il ragazzo svolge servizio, ma ci sono altri enti con cui collaboriamo e che fanno delle collaborazioni nel corso dell'anno e che insomma arricchiscono sicuramente l'esperienza dei ragazzi e delle ragazze. Certo, su qualcuno di questi progetti poi ci torniamo dopo con calma. Esattamente, avremo abbiamo degli ospiti insomma che ci li racconteranno proprio nel dettaglio. Non spoileriamo troppo adesso. Esatto. Alcuni di quelli che sono stati menzionati, dopo parleremo con i rappresentanti, delle persone che ci racconteranno meglio proprio il progetto dall'interno. Esatto. So però che l'ufficio della Diaconia Valdese, legato al volontariato, offre un servizio importante, che è quello di un continuo dialogo e di aiuto, di supporto nella scelta a giovani che vogliono intraprendere questo percorso, che magari dicono: io lo vorrei fare, ma c'è troppa roba, magari mi confondono. Insomma, chiedono magari che possiate indirizzarli, che possiate aiutarli. Questo lo fate voi? Sì, esattamente. Noi solitamente offriamo, nel momento dell'apertura del bando, che è il momento in cui i giovani sono più confusi perché sanno che c'è una scadenza e quindi in tempi molto brevi devono informarsi, quindi noi apriamo la possibilità a chiunque voglia avere informazioni di servizio civile, proprio con uno sportello informativo, o in presenza o online, e comunque anche tramite i nostri canali social cerchiamo di fare promozione il più possibile per rendere le informazioni chiare e a disposizione anche di tutti. Quindi anche tramite i social a volte ci contattano per chiedere informazioni, quindi poi o chiamiamo o ci incontriamo, e quindi cerchiamo appunto di dare tutto quello che possiamo dare a livello di informazioni e disponibilità. Volete magari ricordare i vostri contatti per sia sui social, sia insomma per potervi iscrivere? Voi avete una pagina Instagram e TikTok molto attive, molto belle, quindi se appunto volete ricordare come contattarvi, sicuramente può essere utile per qualcuno che ci sta magari guardando adesso. Esatto, allora, guardo di là. Allora, noi abbiamo una pagina Facebook, Volontariato Diaconia Valdese, una pagina Instagram che si chiama Volo CSD, e anche una pagina abbastanza nuova di TikTok. Stiamo cercando un po' di seguire la scia dei giovani anche sui canali, e si chiama Jet Volo. Quindi su queste tre, diciamo, piattaforme cerchiamo di appunto costantemente aggiornare sugli sviluppi del servizio civile in questo momento in particolare, ma anche tutti gli aggiornamenti su opportunità in generale che abbiamo come ufficio volontariato e come Diaconia Valdese. E quindi tramite quello, e anche ovviamente sul nostro sito ufficiale www.diaconiavaldese.org, si trovano sempre tutte le informazioni disponibili e aggiornate in tempo reale, abbastanza, direi. Allora, visto che questo è un viaggio nel mondo del servizio civile universale, un'ultima domanda un po' più così di pancia. Dalla vostra esperienza, secondo le vostre, insomma, il percorso che avete fatto finora, quale
consiglio dareste di una cosa da mettere in valigia, di un elemento da mettere in valigia per la partenza di un volontario? Di cosa si deve dotare un volontario o una volontaria per il proprio cammino, insomma la scelta che farà? Ma non è semplice rispondere a questa domanda perché sarebbero tante le cose e mi coglie un po' impreparato, anche se è una delle domande che magari facciamo noi ai volontari. Quindi l'abbiamo rigirata la domanda. Quindi noi in realtà abbiamo una serie di risposte di volontari che partono mettendo dei libri, mettendo i consigli della mamma, i consigli della nonna, mettendo... tanta voglia di fare spesso e io il consiglio che posso dare è da tenere la valigia più vuota possibile perché verrà riempita nel corso dell'anno. Quindi ecco, questo è il mio consiglio. Che aggiungere dopo questa, bellissima cosa. No, il consiglio spassionato è, essendo giovani, magari può essere anche la prima esperienza che ti butti un po' in un mondo che può essere anche lavorativo, quindi in realtà che sia anche un'esperienza in cui appunto sei aperto, aperta a qualsiasi cosa può venirti incontro, perché non si sa mai che quello che impari o quello che fai o le persone che conosci, perché nel mondo del volontariato in generale, ma anche il servizio civile, hai l'opportunità di conoscere tantissime persone della tua età, beneficiari o anche colleghi operatori che ti insegnano magari quello che poi andrai a fare nel futuro, e quindi veramente un arricchimento continuo da parte di tante persone, tanti input, e quindi essere aperti e disponibili all'esperienza. Vivere questo viaggio con leggerezza, senza partire troppo carichi, ma anzi raccogliendo tutte le cose belle, insomma tutte le cose che possono succedere in questo viaggio. Bene, io direi che abbiamo parlato di tanti argomenti. Ringrazio ancora tanto Stefano Bertuzzi e Simona Bertin dell'Ufficio Volontariato della Diaconia Valdese per averci raccontato qualcosina sul Servizio Civile Universale, perché come dicevamo è un mondo veramente variegato. Adesso noi continuiamo questo viaggio con qualcosa in più in valigia e insomma parleremo con tante altre persone che alla fine ci aiuteranno a riempirla magari questa valigia simbolica di questa diretta di Picnic delle Chiese. Grazie, e mi raccomando, ricordatevi, entro il 15 di febbraio bisogna presentare le domande. Non... Esattamente. Benissimo, buon lavoro allora. Grazie mille, buon proseguimento. Picnic delle Chiese continua. Dopo i due ospiti di prima del servizio volontariato della Diaconia Valdese, continuiamo sempre parlando di progetti della Diaconia Valdese, appunto, e ci spostiamo a Il Passo Social Point e stiamo per parlare appunto con Federica Longis, che è una OLP, quindi operatore locale di progetto, quindi una figura diciamo di mentor per i civilisti, quindi una figura che li sostiene, consiglia, insomma li accompagna nel loro percorso da civilisti, ed è anche appunto un'educatrice. Quindi diamo il benvenuto a Federica Longis. Ciao Federica e benvenuta a Picnic delle Chiese. Ciao, grazie a voi, ben trovate. Ciao Federica. Allora, Il Passo si trova a Torino, intanto situiamolo territorialmente, è una realtà radicata, direi ormai profondamente, con il territorio che l'accoglie. Dacci qualche informazione in più, facci una piccola presentazione del Passo Social Point. Sì, volentieri. Allora, il Passo Social Point è un centro socioeducativo che si trova in Barriera di Milano, che è un quartiere a nord, a Torino Nord. È un quartiere molto complesso, molto vivo in realtà, e ricco di servizi. E appunto diciamo che qua si è avuto terreno fertile per creare questo centro, in cui adesso sono attivi diversi servizi educativi, tra cui al mattino la scuola di italiano per adulti e adulte, e al pomeriggio invece tutti i servizi dedicati ai minori del territorio, quindi dopo scuole elementari, dopo scuola medie, e lo spazio adolescenti e uno spazio dedicato invece a solo ragazze adolescenti. E appunto Il Passo è nato nel 2015, prima si trovava in Via Nomaglio, che era una sede della Chiesa Valdese, che poi è stata trasformata, diciamo, però sempre utilizzata dalla comunità e dalla territorialità. All'interno poi sono nati sportelli, insomma ci sono state varie fasi del Passo Social Point. Adesso la sede ufficiale nostra, proprio di dove appunto ci sono la scuola di italiano e doposcuola, è in Via Leni, quindi proprio accanto a Via Nomaglio, però in realtà. Siete rimasti in zona, diciamo. Sì, tutto qua. Tutto lì.
Quindi mi sembra di capire che i progetti di servizio civile universale che voi proponete sono servizi, diciamo, appunto legati alla cura e all'accompagnamento delle persone. Sì, dalle persone più piccole alle persone adulte, dalle persone che sono nate e cresciute qua, ma anche quelle che arrivano da lontano e che si sono insediate nel territorio. E, non so, se volete inizio a chiacchierare rispetto ai progetti di servizio civile. Sì, volevo solo fare ancora un passo indietro, spiegare meglio cosa vuol dire OLP. Perché appunto... Esatto, partendo proprio dall'inizio per cercare di spiegarci al meglio. Tu appunto ti ho presentata come educatrice e OLP, quindi questa figura di operatore locale di progetto. Hai voglia di raccontarci un po' dal tuo punto di vista che cosa vuol dire essere OLP? Quali sono le mansioni principali di un OLP? Qual è la tua figura? Come vieni percepita anche dai civilisti? Ok, allora come vengo percepita magari lo lascio dire dopo Candela, però intanto faccio anch'io un passo indietro dicendo che anche io ho fatto servizio civile, cioè io ho iniziato qui al passo facendo servizio civile, quindi posso raccontare un po' come io vedevo la mia OLP ai tempi. La OLP è l'operatrice locale di progetto ed è, diciamo, la lavoratrice o il lavoratore di riferimento per i volontari. Quindi è una persona che li accompagna, mostra loro, diciamo, come va fatto il lavoro, ma come dire, la prima cosa che io propongo sempre ai nuovissimi volontari e volontarie è di osservare, per esempio, che era stato quello che era stato detto anche a me. Quindi osservare come ci si approccia al lavoro, come ci si approccia all'utenza, ma anche allo spazio. Insomma, oltre a questo, ha una funzione, secondo me, pure di formatrice o formatore, nel senso che appunto io mi sono sempre un po' impegnata anche a cercare magari di far leggere loro articoli o trovare dei momenti in cui, oltre alla semplice riunione, chiacchierare un pochino del territorio, dell'attualità, e soprattutto anche spronando i volontari e le volontarie di essere proattivi, quindi di portare anche loro delle loro idee, dei loro laboratori, perché questa è la ricchezza di avere poi il volontario, no? Che pure loro possano apportare qualcosa al servizio. Certo, per non essere... questo è molto bello. Di poter proprio portare qualcosa, se uno ha un progetto personale, sentirsi in qualche modo valorizzato per questo fa veramente la differenza, perché non è semplicemente un lavoro in cui hai dei task, degli obiettivi, ma in cui puoi in una certa misura proprio cercare di portare qualcosa di tuo, di portare te stesso, che secondo me è molto, molto bello in generale nei progetti di volontariato. Certo, assolutamente, una cosa magari impensabile all'inizio che ti sembra impossibile, e poi invece acquistando fiducia, acquistando anche sicurezza nell'ambito in cui si muove il volontario o la volontaria, avviene sovente quasi naturale, no? Poi farsi trasportare dal lavoro che viene fatto e metterci appunto del proprio. E, quindi cosa proponete al passo? Andiamo nel quanti dettaglio. Posti ci quanti sono posti, anche? Ecco. E che mansioni devono fare i volontari al passo Social Point di Torino? Allora, al passo ci sono ben due posti. E, vabbè, spoiler, la scadenza è il 15 febbraio, quindi accorrete, ci sono due posti e generalmente i volontari accompagnano noi educatori in tutte le attività educative, cioè di base è questo, quindi stanno insieme ai bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze, propongono quindi anche momenti ludico-ricreativi con loro. E poi quest'anno, vabbè, poi magari lo racconterà Candela, però è stata molto utile la sua presenza anche per badare ai bimbi delle mamme che venivano a fare le lezioni di italiano al mattino e quindi appunto non sapendo dove lasciarli potevano comunque portarli al passo, perché c'è tutta una parte adibita al gioco per i piccoli, e Candela appunto si occupava pure di questo. E poi fondamentali ovviamente d'estate, quando trasformiamo diciamo il classico dopo scuola in una specie di estate ragazzi, e quindi cerchiamo di stare molto di più fuori dal centro, e ovviamente più grandi siamo, più piccoli possiamo pure permetterci di accompagnare, quindi in piscina, a fare le gite, andando in centro, nei parchi, quindi questo. Poi in realtà ci sono un sacco di altre mansioni extra che possono sbucare, per esempio adesso Candela parteciperà ad Agape,
come aiutante per diciamo, il seminario di metà servizio dei volontari internazionali di Diaconia Valdese. È andata a fare anche a dare una mano quando c'è stata la distribuzione delle arance del progetto SOS Rosarno. Quindi insomma sono cose che poi possono nascere in divenire anche nel percorso, esatto, del civilista. Ma io avrei, esatto, una domanda adesso, perché sono un po' curiosa. Io mi immagino, se appunto penso come un civilista, un futuro civilista, qualcuno che vuole appunto insomma candidarsi, la prima ansietta che avrei è la selezione. E penserei, ma come fanno a selezionarmi? Come faccio a essere scelto? Come mi devo preparare? Cos'è meglio fare? Come è meglio esprimersi? Quindi, visto che abbiamo un OLP, una persona appunto che poi accompagna i volontari in questo percorso. E che è stata anche civilista, quindi una panoramica generale ce la può dare proprio lei. Come facciamo per prepararci al meglio per appunto un colloquio? Perché appunto per generalmente ci sono appunto dei colloqui conoscitivi per appunto valutare se la persona che si sta candidando in qualche modo ha le competenze che vengono richieste per un determinato progetto. Quindi Federica, dacci qualche consiglio su come arrivare sereni al colloquio. Allora, intanto, esatto, la rilassatezza non è un colloquio di lavoro, è un colloquio sicuramente, però bisogna veramente arrivare sereni, perché il servizio civile appunto è un'opportunità e per migliorare, per apprendere qualcosa dal punto di vista professionale, ma anche formativo. E dunque, i colloqui si svolgono in due parti, quindi c'è la domanda che prima va fatta online, dove bisogna scrivere, e io consiglio, tutto ciò che si è fatto, quindi anche se si è fatto, non lo so, un mini progetto di volontariato per il comune di abbellimento delle aiuole, bisogna scrivere tutto, perché tutto è prezioso in realtà, tutte le esperienze di una persona sono preziose. E quindi c'è la parte del form scritto, dopodiché c'è un colloquio di gruppo che si svolgerà qua a Torino, dove ci saranno tutti i candidati per il progetto, quindi non solo quelli del Passo ma anche degli altri due progetti qua in Barriera di Milano di Diaconia Valdese, e poi ci sarà il colloquio individuale. E il colloquio di gruppo è un po' un colloquio conoscitivo generale in cui si racconta cos'è Diaconia Valdese, come funziona tecnicamente il servizio civile, insomma qual è l'impegno che uno deve dare, eccetera eccetera. Se ci sono domande lì si affrontano, e poi quello individuale è, diciamo, un rivedere insieme quello che è stato scritto nella domanda scritta, quindi il curriculum, le esperienze professionali e non solo, certo, le attitudini, magari le propensioni personali. Esatto, esatto. Allora, siamo in una fase di promozione, l'hai ricordato prima tu, il 15 di febbraio scade questo bando, quindi entro il 15 di febbraio bisogna presentare domanda. So che il 9 febbraio voi avrete un momento di presentazione, quindi invitiamo ovviamente tutti che sono magari un po' rimasti curiositi da questa chiacchierata a presentarsi proprio al Passo, giusto? Lo farete presso la sede del Passo, per una merenda e poi una chiacchierata sul servizio civile universale. E poi come ultima domanda, Giulia. Prima facciamo ricordare magari se avete una mail contatti, o dei contatti, appunto anche proprio dove poter venire per questa merenda, quanto durerà, insomma, qualche informazione se può essere utile. Sì, allora, la merenda chiacchierata si terrà il 9 febbraio dalle 2:30 alle 4:30 circa, un venerdì pomeriggio, quindi vi aspettiamo. E al Passo, quindi in Viale Eni 68B, e come contatti c'è la pagina Facebook Il Passo Social Point, oppure l'email ilpasso@diaconiavaldese.org, a cui rispondiamo noi, quindi non si scappa. Grazie per queste informazioni. E poi, Dani, arriviamo alla domanda che sarà un po' che ci accompagnerà in questo viaggio all'interno del servizio civile universale, ovvero: Federica, tu che cosa consigli o che cosa hai messo tu a tua volta nella tua valigia da volontaria? Noi ci siamo un po' immaginati i volontari come dei piccoli viaggiatori che partono con una valigia e che riempiono di esperienze durante il loro servizio civile universale, ma che cosa è importante avere già con sé quando si intraprende questo cammino? Allora, wow, che domandona. Determinazione, voglia di mettersi in gioco, assolutamente, un sacco di spirito critico, senso critico e apertura.
apertura, c'è bisogno veramente di essere come una spugna e di capire quali sono le potenzialità, ma anche le criticità di un sacco di servizi, ma in generale del terzo settore, del lavoro di cura, quindi proprio la databilità anche e lo stupore, bisogna lasciarsi pure stupire perché è un'esperienza importante, cioè non sarei qui se non avessi fatto servizio civile. Sei la dimostrazione pratica che è una cosa che ti può davvero cambiare la vita e indirizzare anche verso un mestiere, verso un lavoro. È proprio un percorso di vita e quindi la valigia serve, noi la stiamo riempiendo. Può capire magari che quel percorso invece proprio non però fa per te. Però tutto fa, tutta esperienza, tutto aiuta. Esatto. Grazie mille Federica, buon lavoro a te e a tutti gli amici del Passo di Torino. Grazie, ciao Federica. Grazie. Adesso noi ci ascoltiamo una canzone. Rimaniamo al Passo Social Point di Torino, ma dopo aver ascoltato l'esperienza di una OLP, ovvero Federica che è stata con noi, continuiamo il nostro viaggio di picnic delle chiese ascoltando l'esperienza di una attuale civilista. E quindi abbiamo con noi Candela Bahamonde Patrignoni, che sta attualmente facendo il suo anno di servizio civile appunto al Passo Social Point di Torino. Ciao Candela, intanto e benvenuta. Ciao Candela, benvenuta a Picnic delle Chiese. Ciao, grazie per invitarci a questo programma oggi. Grazie a te che hai partecipato. Allora ti chiedo giusto di presentarti, quanti anni hai, di dove sei, perché hai scelto di fare il servizio civile e il servizio civile proprio al Passo in particolare. Tutte le domande le abbiamo già fatte, abbiamo finito, possiamo chiudere. Va bene, io ho 20 anni, ho cominciato a fare il servizio civile 6 mesi fa, quindi sono a metà servizio, mi manca la metà. Poi sono nata in Argentina, in realtà sono venuta pochissimo tempo fa a Italia, un anno, un paio di mesi fa, quindi è stato un po' la scelta, il progetto, conoscere il Passo, è stata un po' una casualità enorme in realtà, una bella casualità, perché io abitavo con mia famiglia, ci siamo traslocati qua vicino. Una volta andando al supermercato abbiamo visto la porta del Passo e quando a mia mamma gli è venuta questa idea di bussare la porta a chiedere cosa fa, no? Abbiamo bussato, ci ha aperto Federica e ci ha accolto super bene, tipo ci hanno aperto la porta così. Ciao, no, noi facciamo questo. In quel momento c'era questo progetto di Safe Space Perdone, ci hanno invitato tipo a venire, noi cominciamo a venire, abbiamo conosciuto tutto lo spazio, cosa si faceva, l'equip era molto carino anche conoscerlo. A un certo punto, quando c'era questo momento di promozione, ma scorso anno, mi hanno detto, ma esiste il servizio civile, una cosa che a te magari piacerebbe fare, qualcosa del genere. E io l'ho visto e ho pensato, sì, in effetti a me piacerebbe molto farlo. Che meraviglia, la casualità della vita. Hai visto. Hai dovuto imparare anche una lingua se era da poco che insomma eri arrivata in Italia. Sì, quando sono arrivata io non parlavo nulla. In effetti io penso che è stato un po' qua che l'ho imparato bene, tipo venendo tutte le settimane. Lavorando tutti i giorni, parlando con le persone. Io mi ho dato un sacco l'italiano. Bene, quindi insomma sei arrivata al Passo così per una casualità di eventi che poi insomma forse tanto casuale non è stato, perché se voi non vi foste interessate per prima forse non sarebbe partito. Però è meraviglioso, no? Che passeggi, vedi una porta, bussi e poi in realtà vai a fare un anno di servizio civile così, del tutto inatteso, però meraviglioso. E quindi Candela, tu quando appunto hai deciso poi di insomma partecipare alle selezioni per poi appunto fare SCU al Passo, eri già un po' interessata dagli ambiti che tratta il Passo oppure semplicemente è stata una casualità? E adesso che appunto hai conosciuto questa realtà, ti piacerebbe continuare in questo settore anche nel futuro? Ok, quando io ho cominciato l'ho fatto perché anche pensavo era una maniera per restituire un po' anche quello che mi avevano dato quando mi hanno accolta all'inizio. E anche tipo pensavo,
che funzionare come nexo, tipo tra gli utenti, i ragazzi e l'equipe, e perché conoscevo tipo l'equipe e sapevo che potevo imparare anche un sacco da loro. Tipo, li vedevo e vedevo quanto potevo imparare di loro, era incredibile. E quindi sì, ero un po' interessata. Non avevo mai lavorato nel social, sì, avevo fatto un piccolo volontariato aiutando anche dopo scuola in Argentina, ma è stata la prima vera esperienza per me questa. Mi sta piacendo molto, ancora non è finita. No, certo. Meno male. Sì. Beh, noi stiamo parlando di tante cose positive, no? Perché il volontariato è sicuramente molto positivo, però può capitare anche che ci siano delle difficoltà magari nel percorso, come normale che sia, come certo. In tutti i percorsi di vita a un certo punto ci sono anche delle piccole difficoltà che però in realtà poi possono anche essere, proprio da lì può nascere qualcosa di bello, no? Nel cercare di superarle. Tu Candela, per caso, hai avuto qualche momento di difficoltà da quando hai iniziato il tuo servizio civile universale, oppure è sempre andato tutto liscio come l'olio? No, lì dipende, perché per esempio io quando ho cominciato in realtà faticavo un po' anche a parlare con i ragazzi, con i bambini, e quindi tipo avvicinarmi a loro, ma è stato lì che Federica per esempio, che ci diceva di osservare qualcosa, ha aiutato molto a sbloccare quella cosa lì. E a sciogliersi anche con i ragazzi, vedere come interagiscono loro con i ragazzi. Poi sono i ragazzi quelli che cominciano a interagire con te e non te con loro, ma bene, ti obbligano per certo, forza. Quindi la figura dell'olpio, come dicevamo prima, è veramente preziosa, perché è proprio come avere un tutoraggio, anche un amico, perché no, che sì, ti aiuta casi, sì. Anche nei momenti di difficoltà. Quindi appunto non siate spaventati, perché effettivamente sarete comunque sempre seguiti, monitorati anche da questa preziosissima figura dell'olpio. Candela, ti facciamo ancora una domanda. Nella tua valigia personale, visto che stiamo parlando di un viaggio che i volontari civilisti, civiliste fanno in questo anno di servizio civile, nella tua valigia che cosa hai messo all'inizio del tuo viaggio? Qual era l'elemento importante che sentivi ti sarebbe stato tornato poi utile, stato utile? Domanda. io direi che ero molto aperta a praticamente qualsiasi situazione, quindi quello mi ha servito poi. Ero molto pronta a qualsiasi piano, anche dicevano possiamo fare questo, e era come sì, facciamolo, perché no? A partecipare anche. Ricettiva, quindi anche molto pronta a ricevere le proposte. Che è molto importante, sì, perché sì. Se arrivano cose belle e uno non le coglie, poi in realtà è un peccato. Sì, che poi il servizio civile è una cosa che ti apre un sacco di opportunità, e quindi io sono molto della filosofia di poter dire di sì a tutte. Se per esempio questo di Agape a noi ci arriva l'opportunità di fare un volontariato anche in Agape, dire sì. Anche. Bene. Oppure quello dell'arancia, o conoscere altri posti, poter sempre accogliere queste opportunità. Poi si perdono, non fai servizio civile, non vai mai, come un'altra parte del servizio anche. Bene, cogliere le opportunità quindi. Cogliamole Candela. Tutti, grazie Candela per aver partecipato a Picnic delle Chiese, e appunto noi adesso ci ascoltiamo un'altra canzone e poi passiamo ad un ex volontario. Ciao Candela, ciao, e grazie. Ciao, grazie mille. Picnic delle Chiese continua il viaggio di questa puntata speciale che unisce due trasmissioni, Voce delle Chiese e Picnic, insieme alla sottoscritta Daniela e a Giulia, che è qui con me, e continuiamo a parlare di servizio civile universale. Oggi la puntata speciale di Picnic delle Chiese è dedicata al servizio civile universale. Perché? Perché siamo in fase di presentazione di candidature fino al 15 di febbraio, si possono presentare le domande per poter partecipare a uno dei tantissimi progetti
progetti che sono presenti in tutta Italia. Abbiamo parlato già di progetti a Torino, abbiamo parlato dei progetti che la Diaconia Valdese ha attivato. Arriviamo anche al territorio vicino a noi, il territorio del Pinerolese, una delle realtà che partecipa e credo partecipi da parecchi anni al Servizio Civile Universale è la Croce Verde. E con noi abbiamo due rappresentanti della Croce Verde di Pinerolo che vedete anche insomma abbigliati con la divisa ecco di ruolo e quindi diamo il benvenuto ad Eleonora Dettori e a Matteo Ferlenda. Eleonora è responsabile della formazione dell'immagine del servizio civile e Matteo è l'attuale civilista alla Croce Verde. Intanto ciao ad entrambi. Ciao, benvenuti. Ciao, grazie ciao. Per averci invitati. Grazie a voi, grazie a voi della partecipazione. Allora, iniziamo subito con una domanda così per contestualizzare. Voi appunto fate parte della Croce Verde di Pinerolo, avete voglia di raccontarci di che cosa si tratta, che cosa fate, insomma un po' le mansioni principali per cominciare a contestualizzare la vostra, il vostro lavoro. Allora, Croce Verde di Pinerolo nasce nel 1913, quindi l'anno scorso abbiamo festeggiato 110 anni di attività a Pinerolo. Quindi è un'associazione storica che si occupa di servizi diciamo di accompagnamento di tipo sociale, di emergenza, di tutta una serie di servizi diciamo collaterali come l'accompagnamento dei ragazzi e delle ragazze che hanno della disabilità a scuola, piuttosto che delle persone anziane al centro diurno, in modo che possano, anche se non sono ricoverate in casa di riposo, ma possano trascorrere la giornata in compagnia, mangiare e poi tornare alla loro casa quando insomma i familiari che magari lavorano sono effettivamente a casa la sera. Effettuiamo anche tutta una serie di servizi, ad esempio raggruppati sotto il nome di pane quotidiano, prendiamo delle derrate alimentari in fase di scadenza nei supermercati di Pinerolo e le portiamo ad altre associazioni che si occupano di impacchettarle, di renderle disponibili per delle famiglie e allo stesso modo prendiamo dei pasti caldi già preparati in avanzo che non sono stati distribuiti e li portiamo al centro di accoglienza notturna di Pinerolo e anche ai pacchetti, diciamo le derrate alimentari anche all'Emporio Solidale di Abbadia Alpina. Quindi ci sono tutta una serie di iniziative diciamo di tipo diverso sia in ambito sanitario che in ambito sociale alle quali insomma che sono l'attività della Croce Verde. Uno potrebbe magari pensare che l'emergenza, no, è la parte un po' più visibile, le nostre sirene, i nostri lampeggianti sono la parte un po' più visibile, in realtà sono poco meno di un quarto dei 16.000 servizi che svolgiamo ogni anno, quindi il resto sono tante altre cose, accompagnamenti, visite, terapie. Beh, interessante perché effettivamente non tutti lo sanno, quindi può essere appunto interessante insomma scoprire questo mondo. Dice, sì, ma io il sangue. No, c'è questa frase mitica. Sì, ma io il sangue. Ok, però per prendere le derrate alimentari e portarle a chi fa i pacchetti per le famiglie il sangue non c'è. Infatti, e accompagnare i bimbi a scuola il sangue non c'è, quindi venite pure. Questo è importante. Matteo, tu stai sperimentando un po' di tutte queste attività? Sì, io mi occupo principalmente della parte che ha sottolineato Eleonora, appunto, ovvero il mio progetto è iniziato, il nome è Direzione Benessere e consisterebbe nel fare prevenzione o comunque informazione sulla salute in generale e comunque sulle pratiche di primo soccorso. E poi ho preso anche l'abilitazione per il SARA, ovvero la parte dei trasporti sanitari di cui ha parlato Eleonora e diciamo non mi sono iscritto per fare emergenza. E, sì, appunto, diciamo che principalmente mi occupo appunto di trasportare i bambini a scuola, i rientri dialisi o comunque gli accompagnamenti sono i servizi un po' più quotidiani. Ma anche in quel settore, diciamo, poi Croce Verde di Pinerolo è un'associazione abbastanza grande e ha convenzioni con ASL e quindi con la copertura H24 e Eleonora divise, se dico tutto correttamente, cioè capita anche magari il servizio più lungo, interospedaliero, oppure una chiamata, diciamo, un po' più urgente, però
principalmente sì, i servizi che faccio sono più a livello sociale, diciamo, che prettamente sanitario. E te lo immaginavi così? Cioè tu quando hai scelto di fare servizio civile alla Croce Verde era quello che ti aspettavi? O è stato un po' anche una scoperta? Ma è stato un percorso un po' graduale, perché comunque, diciamo, lavorando in un settore abbastanza delicato e comunque con persone più o meno fragili, abbiamo dovuto fare dei corsi, c'è stata un'abilitazione che deve essere conseguita, diciamo, per forza per salire su un mezzo come un'ambulanza, e quindi pian piano, diciamo, anch'io ho trovato la mia dimensione e sì, per ora mi sta piacendo. Infatti ho intenzione di continuare anche da volontario, stavamo parlando prima di numeri, comunque la Croce Verde di Pinerolo ha un buon numero di persone che poi continuano la loro esperienza, quindi vuol questa dire... è una parte bellissima del, appunto, del volontariato, che uno può iniziare in questo modo, appunto, col servizio civile universale e poi rimanere comunque all'interno dell'ambito, comunque sia scoprire anche, insomma, una passione, un lavoro, comunque rimanere in qualche modo coinvolto in questo, nel progetto che sta facendo durante il servizio civile universale. Ma avete voglia adesso di raccontarci quanti posti ci sono nel Pinerolese per lavorare appunto nella Croce Verde, se potete dare qualche informazione utile per le persone che magari adesso si iscriveranno e, insomma, vorranno essere dei civilisti per il prossimo anno. Assolutamente. Per quest'anno in realtà già iniziano. Per quest'anno si inizia già a maggio. Sì, tra maggio e giugno probabilmente saranno effettivamente poi le partenze. Allora, abbiamo due progetti aperti. Un progetto è Direzione Benessere, un progetto che ha come obiettivo quello di pubblicizzare e sostenere l'adesione a stili di vita sani, a conoscere come comportarsi in caso di emergenza e a diffondere queste competenze nelle scuole e rispetto alla cittadinanza, e anche promuovere la cultura del volontariato, quindi raccontare che cos'è la Croce Verde, nello specifico il nostro tipo di volontariato, raccontare le cose che facciamo e diffondere conoscenza. Ad esempio Matteo ha partecipato a dei corsi di primo soccorso che abbiamo fatto all'Università della Terza Età di Pinerolo, iniziamo con un nuovo corso proprio il 6 di febbraio, quindi facciamo una nuova edizione, ha dei corsi che insegnano ai genitori la disostruzione pediatrica nelle scuole. Adesso quest'anno siamo già partiti con alcune iniziative sulla guida sicura e quindi la parte di intervento sanitario, per cui i ragazzi e le ragazze acquisiscono delle competenze, diciamo, specifiche proprio nel campo, no? Per insegnare a qualcuno come si fa la disostruzione lo devo imparare, e poi delle competenze comunicative, no? Quindi nel sapersi approcciare le persone e raccontare. L'altro, per questo progetto ci sono due posti. L'altro progetto è un progetto che si chiama Il sorriso nelle mani, ed è un progetto nel quale le ragazze e i ragazzi vengono preparati sulla parte specifica sanitaria, sulla parte generale ovviamente del servizio civile, per poter fare tutte le tipologie di accompagnamento che non sono emergenza. Quindi, perché per l'emergenza serve un corso aggiuntivo. Quindi tutti gli accompagnamenti, ad esempio delle persone a fare terapie periodiche, piuttosto che la dialisi, come diceva Matteo, visite, gli accompagnamenti scolastici eccetera, sono poi fattibili per i ragazzi e le ragazze con questo corso. La formazione è svariata, nel senso che durante tutto il tempo della durata del servizio civile, cioè, c'è un grosso momento di formazione iniziale, certo. E poi però c'è un investimento lungo tutto il percorso, ad esempio verso la fine del percorso c'è una giornata intera su come preparare il curriculum, cioè, quindi anche come... proprio un tutoraggio per, sì, il futuro, un tutoraggio, assolutamente, lo facciamo sia a livello di organizzazione nazionale, quindi di ANPAS, che è l'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, di cui facciamo parte insieme a altre quasi 1000 associazioni come noi, sia nella nostra sede, in cui trasformiamo le cose che loro hanno imparato in competenze spendibili e diciamo così, che hanno una loro descrizione all'interno del curriculum. Io dico sempre ai ragazzi, quando voi scrivete sul curriculum che sapete lavorare in gruppo, ma voi non lo dovete scrivere come,
come lo fa chiunque, so lavorare in gruppo. No, voi dovete scrivere perché. Perché tutti i giorni sono uscito in servizio con una persona diversa, perché alla fine del servizio ci mettevamo lì e discutevamo su come è andata, perché quando siamo in sede siamo in 20 e dobbiamo andare d'accordo, altrimenti non facciamo le cose che siamo qui per fare, no? Quindi voi veramente sapete lavorare in gruppo, cioè in quest'anno avete imparato davvero a lavorare, certo, in gruppo. Certo, si imparano tantissime cose. Non è un cose. Modo di dire come quelli, no, che si scrivono a volte sul curriculum, no? Oppure so lavorare sotto stress. Insomma, voi avete imparato, no? Quindi la cosa, diciamo, che io dico sempre, che servizio civile si può fare in tanti posti e ovviamente ci sono tantissime tipologie di progetti. I nostri progetti creano delle competenze, delle soft skills che poi sono spendibili in tante attività che uno decide di fare, non necessariamente solo il soccorso, piuttosto che insomma la relazione d'aiuto e di cura con le persone, che comunque impariamo a fare. Certo, certo, e sono delle anche delle competenze personali che uno impara a gestire e ad utilizzare. Cioè, sì. Matteo, lui dice: io voglio continuare a fare il volontario, ma se questo percorso invece gli avesse rivelato che non era la strada che faceva per lui, era utile comunque scoprirlo, e insomma già ti dava un indirizzo rispetto a quello che potresti fare in futuro oppure no. Sì, certo. Ma rispetto a questo, ad esempio, abbiamo dato un'occhiata un po' ai numeri. Dal 2000, qui facciamo servizio civile, ospitiamo i ragazzi in servizio civile molto prima, però dal 2015, guardando i numeri, sono entrati in associazione con il servizio civile 82 ragazzi e ragazze, di cui 54 si sono fermati come volontari e volontarie. Tantissimi, tanti, una percentuale, no? Molto alta. Poi magari qualcuno è andato via, insomma. Beh, certo, il turnover intanto, è sì, comunque elevato, però per un periodo di tempo comunque si Vuol sono dire fermati. Che sicuramente in qualche modo è sì, molto coinvolgente, certo, e uno trova in qualche modo veramente una sua strada anche grazie appunto al una servizio. Una gratificazione anche personale nel continuare il percorso. Sì, sì. E quindi avete voglia per caso di ricordare i vostri contatti, come riuscire a raggiungervi, appunto, se qualcuno che ci sta ascoltando vuole appunto fare servizio civile universale? Siamo con voi. Siamo molto attivi sui social, quindi le nostre pagine Croce Verde Pinerolo, sia su Facebook che su Instagram, l'account TikTok è un po' così, TikTok. Adesso poi quando imparando. Arrivano i ragazzi e le ragazze nuove gli facciamo lavorare su TikTok. Quindi trovate insomma lì tutti i dettagli, il sito croceverdepinerolo.org, la mail info@croceverdepinerolo.org, ci trovate insomma 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, non chiamate di notte, però di giorno ci trovate. È piuttosto disponibili degli Siamo disponibili durante il giorno. Abbiamo un appuntamento a breve, che bene, è l'8 febbraio, giovedì prossimo, alle 17 a Pinerolo, in via Saluzzo 68, nella nostra sede, un aperitivo per presentare ai ragazzi e alle ragazze che sono ancora indecisi i progetti nel dettaglio, raccontare bene che cosa facciamo, fargli conoscere i ragazzi e le ragazze che stanno facendo il servizio civile. Perfetto, questi sono un ottimo appuntamento. Fondamentali per riuscire davvero a vedere, a toccare, a parlare con mano con chi lo sta facendo, sì, quindi insomma a togliersi magari gli ultimi dubbi, le ultime perplessità. Sì, poi diciamo che sicuramente c'è una grossa attrattiva per i giovani. Quest'anno, tra settembre e dicembre 2023, sono entrati in Croce Verde Pinerolo 19 ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni, quindi giovanissimi. E per cui c'è un gruppo di giovani e giovanissimi che sta crescendo, no? Sta facendo. Bello, i una bella passi. Informazione da dire anche appunto. E anche insomma per i ragazzi in servizio civile vuol dire che comunque trovano dei coetanei della loro età, insomma. Bene. Si stanno formando, quindi pian piano, però c'è un bel gruppo di giovani da segnare, gruppo di giovani, anche di anziani, cioè. Anche di mezza età, cioè. Perfetto. Grazie Eleonora, grazie Matteo. Ultima ma prima domanda. Esatto, abbiamo una domanda, ce la siamo un po' studiata così, perché abbiamo un po' pensato questa un diretta po' di pancia, così un esatto po' questa diretta un po' come un viaggio, come d'altronde anche il viaggio del servizio civile universale, quindi io comincerei da Matteo. Immaginati appunto come un viaggiatore che è partito appunto per fare SCU, e quindi un viaggiatore parte con una valigia. Tu che cosa consiglieresti e che cosa hai messo tu in primis nella tua valigia per
per questo viaggio? Che cos'è che in qualche modo ti è stato così utile in questa esperienza da consigliarlo anche agli altri ragazzi e ragazze che faranno servizio civile universale, insomma, prossimamente? Ma allora, la cosa più importante secondo me è comunque fare un minimo di gioco di squadra, perché come ha detto Eleonora, in ambulanza si sarà almeno in due, quindi è necessario, diciamo, la collaborazione fra operatore e operatore, e poi la capacità di ascolto, perché come ho detto è stato un percorso graduale il mio, ho ascoltato e ho appreso molto dai dipendenti e dai volontari che hanno fatto prima il servizio civile, comunque sono da più tempo di me in associazione, e poi io nello specifico, non guidando l'ambulanza, quindi non essendo mai davanti, essendo sempre dietro con l'assistito, chiamiamolo assistito, comunque si è in due faccia a faccia ed è necessario comunque sia ascoltare ed essere un minimo coinvolti dalla persona che si ha davanti, quindi almeno quelle due sono le doti fondamentali, chiamiamole doti poi. Indubbiamente. Eleonora, tu aggiungeresti qualcosa in questa valigia essenziale per partire per il servizio civile universale con voi, con la Croce Verde? Allora, sicuramente la disponibilità a mettersi in gioco, che vale un po' per tutto, no? Vale per i rapporti con le persone che andiamo poi a incontrare, che siano i colleghi con cui faremo il servizio, che siano i pazienti che hanno bisogno del nostro aiuto. E quindi la disponibilità a mettersi in gioco, a imparare cose nuove, la flessibilità, perché comunque lavoriamo in un settore in cui l'obiettivo è quello di rendere migliore la vita delle persone, no? Quindi e questo non lo possiamo mai dimenticare, di tutte le persone, senza nessun tipo di differenza, e questo non lo possiamo dimenticare, quindi a volte dobbiamo mettere da parte qualche caratteristica del nostro carattere, è anche una bella scuola per quello, no? Perché queste cose si imparano poi un pochino con l'età, e quando si è giovani a volte sono un pochino più, insomma, un po' più da smussare qualche angoletto, e insomma è una buona scuola anche per questo, per imparare a stare con gli altri bene. Bene, quindi noi ringraziamo anche perché ci hanno portato dei regalo, doni, quindi ti facciamo vedere. Dopo avremo di che sfogliare. Grazie Eleonora, grazie Verde. Matteo per essere state con noi. Grazie. Servizio civile, in questo caso universale, alla Croce Verde di Pinerolo, ma ci sono anche altre Croci Verdi nel Pinerolese che accolgono progetti di servizio civile. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. A voi. Continua il nostro viaggio di picnic delle chiese, continuiamo appunto a scoprire nuovi progetti di scudi, servizio civile universale, e adesso ci spostiamo nel Saluzzese, sempre nel territorio ma un pochino più in là, e abbiamo il piacere di avere qui con noi in videocollegamento Daniela Grande, che è la responsabile dell'ufficio cultura del comune di Saluzzo. Benvenuta Daniela e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Perfetto, allora noi ti chiederemo subito di raccontarci i progetti del Comune di Saluzzo appunto per partecipare, per prendere parte al Servizio Civile Universale quest'anno. Che cosa avete da proporci? Tante insomma? Cose mi sembra di capire, sì. Tante cose. Sì, allora a Saluzzo abbiamo 10 posti che fanno capo appunto al Comune di Saluzzo su 3 differenti progetti. Il Comune di Saluzzo ha una tradizione, diciamo, decennale sul servizio civile, quindi è una cosa in cui crediamo molto, perché appunto è un'opportunità comunque che viene offerta ai giovani. Un progetto riguarda strettamente i servizi culturali, quindi biblioteca e musei. Un altro progetto invece riguarda diciamo gli spazi che afferiscono al nuovo polo socioculturale del quartiere. Quindi lo Spazio Giovani, la Fondazione Amleto Bertoni e lo staff del sindaco, che seppur non è fisicamente all'interno del quartiere, comunque coordina appunto le attività adesso collegate. E un altro progetto invece si riferisce all'ufficio turistico Porta di Valle, inserito insieme con altri uffici turistici. Diciamo che tutti i progetti hanno come fil rouge quello di
stimolare quei giovani nell'ambito della comunicazione e della promozione. Quindi per noi è comunque importante riuscire a relazionarci appunto con i giovani, perché ci offrono comunque un punto di vista che magari non sempre riusciamo a cogliere. Quindi le azioni appunto sulla comunicazione saranno importanti in tutti e tre i progetti. Un'altra caratteristica importante che insomma i volontari dovrebbero possedere è quella della flessibilità, perché comunque tutti e tre i progetti prevedono poi l'affiancamento agli operatori culturali insomma inseriti nei vari servizi rispetto anche alla programmazione degli eventi, alla gestione degli eventi, e sono eventi che insomma si svolgeranno in diverse fasce orarie, alcuni anche nel weekend, quindi diciamo che sempre nel rispetto ovviamente di quelle che sono le regole, le norme del servizio civile, quindi 5 giorni, il riposo settimanale, però ecco, ci saranno magari delle settimane con dei picchi di lavoro proprio collegate degli eventi, altri invece più tranquilli. Quindi questo della flessibilità sicuramente è un elemento importante, perché appunto non si tratta nonostante appunto siano tutti posti che vengono messe a disposizione dal Comune di Saluzzo, ecco, non è il classico orario d'ufficio, non è questo. Ma anche mi viene da pensare durante l'anno, no? Cioè, ad esempio, certo, per quanto riguarda la parte di promozione culturale, turistica, certo, diciamo dalla primavera estate in avanti si incrementa un po' la promozione. Diciamo che sia sul quartiere, sia soprattutto sui musei, il periodo primavera-estate, diciamo fino a ottobre, è il momento clou. Quindi moltissimi sono gli eventi che si sviluppano in quel periodo, e quindi appunto in tutti i vari volontari che si sono avvicendati in questi anni hanno sperimentato il momento insomma di maggiore intensità. Poi insomma nel periodo invernale c'è più magari appunto un'attività invece di back office, di formazione esatto, e quindi magari il monte ore diminuisce leggermente nell'arco della settimana. Comunque un'attività molto variegata, con la possibilità anche di venire in contatto con partner diversi con cui appunto il comune collabora, quindi anche questo è un elemento diciamo che può essere un elemento aggiunto, ecco, per i giovani stessi. Beh, a questo punto io chiederei di ricordare i vari contatti per appunto venire appunto in contatto con voi, per scrivervi, per insomma avere delle informazioni qualora qualcuno avesse la necessità appunto di avere ulteriori chiarimenti. Come possiamo contattarvi? Avete delle pagine social, mail? Sì, allora tutti i progetti si possono consultare sul sito diciamo istituzionale del Comune di Saluzzo, oltre che sul sito del quartiere, quindi ilquartiere.eu ha appunto le schede, le informazioni relative ai vari progetti. Come Comune di Saluzzo poi aderiamo anche al protocollo con la provincia di Cuneo, e quindi sulla pagina web della provincia di Cuneo relativa al servizio civile, anche lì sono presenti le schede con i vari progetti, e quindi per ogni progetto poi riferimenti per avere maggiori informazioni. Bene. Ci hai già accennato prima un po' insomma le caratteristiche che cercate con i vari volontari o volontarie, ma una domanda che stiamo facendo ai nostri ospiti e alle nostre ospiti è questa: in questo viaggio immaginario, in cui come in ogni viaggio si parte con una ipotetica valigia, quali sono appunto a tuo parere, secondo anche le esperienze che avete avuto nel Comune di Saluzzo, quali sono le competenze o gli strumenti o le cose che possono servire in un viaggio di un anno di servizio civile volontario universale? Ma innanzitutto la voglia di mettersi in gioco, nel senso che noi non richiediamo anche dei titoli di studio particolari, non abbiamo messo nessun vincolo, anzi uno dei posti, quello all'Informa Giovani, è anche per diciamo
giovani con bassa scolarizzazione, quindi non ci sono competenze, diciamo, di curriculum particolari che bisogna possedere, però certo la voglia di mettersi in gioco e di, come si diceva, anche la disponibilità a svolgere attività variegate, a volte magari attività che sembrano così più basiche, mi verrebbe da dire, altre volte invece magari possono essere più complesse, però tutto fa parte poi dell'esperienza, del bagaglio che dopo 12 mesi uno comunque si acquisirà e si porterà dietro. Cioè, per esperienza abbiamo visto che i volontari proprio che hanno partecipato ai nostri progetti, proprio perché partecipano poi a delle attività estremamente variegate, acquisiscono delle competenze trasversali che possono poi spendere, insomma, nelle loro attività lavorative in vari campi, perché poi non è che tutti continuano a lavorare nei musei, nella biblioteca, piuttosto, però sono quelle competenze trasversali che poi uno può spendere nel mondo del lavoro in vari ambiti, ecco. Perfetto, grazie mille Daniela Grande dell'Ufficio Cultura del Comune di Saluzzo per essere stata qui con noi, per averci raccontato dei progetti SCU che propongono loro. Adesso noi ci ascoltiamo una canzone. Buon lavoro! Grazie altrettanto. E il nostro viaggio di picnic delle chiese continua. Abbiamo già parlato con OLP, civilisti, insomma con tante figure, e adesso ne abbiamo una molto particolare. Abbiamo un ex civilista, ovvero un ragazzo, sto parlando di Ibrahim Jaite, che ha fatto effettivamente servizio civile universale qualche tempo fa e adesso invece continua a lavorare nello stesso settore. Nello specifico adesso è operatore presso i servizi inclusione della Diaconia Valdese, insomma nei progetti che ci sono qui a Villa Olanda. Quindi do subito il benvenuto a Ibrahim. Ciao. Grazie mille. Ciao Ibrahim, benvenuto. Ciao, grazie mille. Il servizio civile che tu avevi fatto era già nei servizi inclusione della Diaconia? Sì, era 2015. Perché, cioè, appunto io ero, diciamo, un beneficiario di questo progetto, e poi nel 2015 ho avuto questa opportunità di fare servizio civile. E poi è continuato? Eh sì, e poi da lì, cioè, mi è piaciuto tantissimo e ho continuato a lavorare come mediatore, operatore della Diaconia Valdese, servizio di inclusione. Te lo immaginavi quando avevi iniziato il tuo percorso civile che sarebbe andata poi avanti così? No, non me lo immaginavo, cioè, perché appunto io quando sono arrivato qua purtroppo non avevo proprio questa opportunità di avere una persona che a fianco a me per aiutarmi nei miei percorsi di domande d'asilo. Quindi quando arrivata questa opportunità dico ok, va bene, dai, no, ce la faccio. Sono andato poi perché so che no, ci saranno altri ragazzi africani che hanno fatto la stessa esperienza come ho fatto io. Quindi da lì, cioè, mi ha motivato proprio di quasi un'esigenza che esatto avevi. Dico ok, io non ce l'avevo questa cosa qua, quindi no, cioè, i ragazzi hanno l'opportunità di avere una persona che ha fatto questa esperienza, ha fatto lo stesso viaggio e qua adesso dai, aiuta questi ragazzi. Quindi mi ha motivato di fare, però non l'ho mai immaginato che sarò, cioè, finito di fare questa cosa. Quanti anni avevi quando hai fatto servizio civile, insomma? Avevo 25-26 anni, sì. Quindi, insomma, molto bello il fatto di iniziare a fare un lavoro e poi alla fine di scoprire che è effettivamente quello che ci piace, continuare su questa strada, anche se sicuramente delle cose saranno cambiate. Cos'è cambiato adesso che lavori in questo settore rispetto a prima che eri appunto un civilista? Ma allora, direi che no, ha cambiato tantissime cose, perché quando ero civilista, diciamo che no, ci sono tantissime cose che non posso fare, non riesco a farle perché non ho l'autorità di farle. Però, cioè, parlare con le persone, no, aiutare di capire alcune cose, cioè, lo facevo. O anche no, i tempi sono limiti, non è che non devo lavorare per 38 ore di vincoli, esatto. Però quando ho finito il servizio civile 2016 settembre, quindi mi hanno dato il contratto, ho visto che proprio ci sono delle cose che cambiano, perché ci sono tantissime cose che riesco a fare con i ragazzi, riesco a parlare, riesco
ragionare da solo, di prendere decisioni da solo, quindi sono diventato proprio una persona che può prendere decisioni da solo, ecco. È stata una scuola di vita in qualche modo, esatto, cioè, ti ha formato per essere poi la persona che sei adesso. Esatto, diciamo che mi ha fatto aprire la mente, mi ha fatto aprire le occhi, perché allora, facendo quel viaggio lì per arrivare in Europa, ti insegna tantissime cose, ti fa vedere tantissime cose, ti fa vedere la mente e aprire la mente. Però lavorando con i migranti, lavorando con i ragazzi che hanno fatto lo stesso viaggio come me, ti fa arrivare a un certo livello che magari nella tua vita, nel tuo percorso di viaggio, non sei mai arrivato, perché ognuno racconta la sua storia, ognuno racconta la sua esperienza, la brutta esperienza, la bella esperienza. Quindi quelle cose lì tu le prendi e aggiungi della tua esperienza. Come se facessi altri viaggi. Esatto, esatto. Sono diventata proprio la storia, una... Adesso non posso scrivere anche 4-5 libri su quella cosa lì. Perché però diciamo che mi ha fatto... crescere come persona, come una persona, cioè mi ha fatto crescere per arrivare a un livello proprio che non ho mai immaginato che arriverò nelle vita. Beh, meraviglioso. Sì, lavorare con le altre persone è comunque sempre un arricchimento enorme, quindi insomma già i presupposti erano buoni. Se poi uno è capace anche, come mi sembra che Ibrahim lo sia, di essere ricettivo, no? Di saper anche poi elaborare gli certo. input che ti arrivano. Esatto. Certo, è sempre che, tutto, le cose ti succedono, però poi comunque tu devi in qualche modo rielaborarle sì. e farle tue e insomma è un esatto, ma è complesso comunque, perché ci serve ragionamento, serve esatto, servono tante cose esatto, ma diciamo che no, all'inizio è stata molto difficile perché ecco, parliamo anche un po' delle difficoltà, perché non è tutto rose e fiori, all'inizio è un po' complicato. No, è proprio difficile perché allora, sentendo la storia delle persone, appunto all'inizio avevo proprio le difficoltà, perché lasciando la famiglia, lasciando tutti i tuoi lavori, studi, no? Arrivando qua senza famiglia è difficile. Però sentendo anche la difficoltà delle altre persone che hanno avuto durante il viaggio, ti fa pensare proprio, cioè, dentro il tuo cuore piange dentro, tu piangi dentro, perché sai, ok, questi ragazzi hanno avuto tantissime difficoltà, hanno rischiato, cioè anche okay, io ho rischiato ovviamente, però i rischi sono diversi, alcuni hanno proprio avuto proprio brutte esperienze, quindi quella cosa lì per raccontare, per confrontare con le persone, anche gli operatori che lavoravano lì, per confrontare con loro e parlare di questa cosa mi ha fatto soffrire tantissimo, tantissimo. E poi però piano piano so che io questo l'ho scelto per fare, per aiutare le persone, e devo avere il coraggio, devo avere la forza per farlo, sino non potevo farlo. Quindi ho detto ok, va bene, adesso no, devo smettere di avere questo sentimento, questa simpatia confronti dei ragazzi, io devo farlo adesso, nonostante la storia è brutta e bella, io devo farlo. Però questa diciamo che una delle difficoltà che ho avuto. Poi dopo ovviamente qualsiasi lavoro, qualsiasi cosa, ci sono le difficoltà, però appunto questo tutto è superabile. Proprio, esatto, esatto. Beh, arriviamo adesso alla nostra domanda. Sì? La domanda sulla valigia. Abbiamo chiesto a tutti quanti di dirci che cosa è importante mettere nella valigia del volontario. Quando uno inizia un percorso di volontariato, di servizio civile universale, cosa è importante secondo te avere nella valigia, portarsi sempre dietro, che può cambiare l'esperienza? Io posso dire la pazienza e la volontà, perché la pazienza proprio è una cosa che nessuno può comprare, puoi averlo, poi senza la pazienza veramente non puoi fare niente, nulla, quindi devi avere la pazienza e poi la volontà di fare quella cosa lì. E cioè, mi chiedete no, cioè, le parole o qualcosa di portare nella valigia, io vi dirò no, queste due parole. Bene. Perché a me mi ha servito tantissimo. A volte le persone mi chiedono ma come mai tu hai questa pazienza, cioè, devo averlo per fare il mio lavoro,
però appunto per fare il servizio civile non è che no, tu ti prendi non 5.000 euro e poi lavori proprio, cioè, quindi no, la volontà deve essere lì e essere pronto di ascoltare, di avere la pazienza di ascoltare le persone che, con cui stai lavorando, ecco. Pazienza e volontà. Bello. Grazie, Ibrahim. Figurati. Adesso ci ascoltiamo una canzone, grazie. E buon lavoro. Ok, grazie mille. Il nostro viaggio di picnic delle chiese ci porta adesso a Roma. E riprendiamoci, ricolleghiamo con, diciamo, un'iniziativa, un progetto che, di cui era già stato accennato ad inizio puntata, ce ne ha accennato Stefano Bertuzzi dell'Ufficio Volontariato, perché è il progetto che vede coinvolta la FCEI, la Federazione Chiese Evangeliche in Italia, in particolare MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti. Abbiamo con noi Federica Brizzi, responsabile corridoi umanitari e accoglienza appunto per la FCEI, Federazione Chiese Evangeliche in Italia. Ciao Federica, benvenuta. Ciao a voi, grazie mille. Grazie a te per la disponibilità. Ti chiediamo di spiegare a chi magari non conosce la realtà di MH, Mediterranean Hope e Federazione, che cos'è e in che ambiti lavora e opera. Certo. Allora, MH, appunto Mediterranean Hope, è il programma rifugiati e migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche, che da sempre ha avuto un programma dedicato appunto alle migrazioni. Attualmente abbiamo vari servizi sul territorio italiano, varie sedi anche, per esempio abbiamo l'osservatorio a Lampedusa, abbiamo la realtà in Calabria di Rosarno e la Casa delle Culture a Scicli in Sicilia, come altri progetti all'estero in Bosnia o i corridoi umanitari attivi dapprima dal Libano e poi da altri paesi. L'ufficio di Roma è, diciamo, un po' l'ufficio centrale dal quale parte un po' tutto e dove si organizza un po' tutto, ed è diviso in due settori principali: quello generale, appunto, che segue un po' le politiche migratorie in generale, si occupa quindi sia del lavoro con le nostre chiese nazionali e internazionali, ma anche di tutto quello che ha a che fare con la pressione politica, l'informazione riguardo al tema. E anche, ovviamente, non da ultimo, ma anzi uno degli aspetti sicuramente principali negli ultimi anni, quello dell'organizzazione dei corridoi umanitari. A fianco di questo settore generale, che si occupa anche dei progetti quindi necessari perché queste sedi, questo lavoro riescano ad andare avanti, c'è il settore sociale, che è ovviamente altrettanto importante, che si occupa poi nella pratica di seguire migranti non solo dei corridoi umanitari, ma anche quelli che vengono in contatto con le nostre chiese e che le nostre chiese ci segnalano. Certo, e parlando appunto di servizio civile universale, voi avete due posti, di che cosa si occuperanno i volontari che appunto faranno servizio civile universale da voi? Sì, noi appunto abbiamo due posti presso l'ufficio centrale a Roma, siamo alla terza edizione del servizio civile con grande soddisfazione e grande gioia. Si occuperanno appunto di tutte quelle attività che noi seguiamo nell'ufficio di Roma, che prima ho un po' elencato. Quindi l'idea, lo scopo è quello di dare comunque una panoramica generale ai volontari, perché capiscano, comprendano in quell'anno insieme a noi qual è il lavoro e anche la grandezza del lavoro, seguendo sia il settore generale sia poi nella pratica anche il settore sociale, quindi seguendo gli operatori che affiancano i migranti, che seguono i migranti nel loro percorso di integrazione in Italia. Sicuramente una parte molto coinvolgente è quello dell'organizzazione dei corridoi umanitari e quindi anche di vivere da vicino questa esperienza, partendo dall'organizzazione a monte fino poi all'arrivo vero e proprio in aeroporto dei migranti che riusciamo a far arrivare tramite corridoi.
Quindi insomma un assaggio, no, di varie attività che portate avanti, con la possibilità appunto anche di partecipazione proprio attiva poi nel concreto, nella realizzazione di queste iniziative. Se, per la tua esperienza, ecco, di questi anni in cui avete appunto avuto civilisti, civiliste, quali sono un po', diciamo, le caratteristiche che ricercate o che comunque sono preferenziali nel vostro settore? Beh, sicuramente avere un interesse al tema della migrazione, del suo funzionamento, insomma, è fondamentale. Noi non ci focalizziamo molto sugli studi fatti o sulle esperienze fatte, proprio perché comunque il volontariato è volontariato e quindi è una forma di, anche di avvicinamento a un tema. Quindi sicuramente l'interesse personale è prioritario, ma anche una dote di apertura verso l'altro. Forse, se posso dire, l'aspetto anche importante è quello di avere una dote di flessibilità ed elasticità personale. Questo perché un po' il fenomeno della migrazione in sé è flessibile e cambia continuamente, quindi sicuramente essere molto adattabili alle situazioni e alle persone è sicuramente importante. Beh, Federica, in realtà forse una parola chiave ce l'hai già data, ma io ti faccio comunque questa domanda perché sicuramente può essere, insomma, puoi darci degli spunti interessanti. Un civilista che parte per questo viaggio di SCU, di Servizio Civile Universale, cosa dovrebbe portare a tuo avviso nella sua valigia? Quindi, come, insomma, in questo suo viaggio, qual è una delle caratteristiche che deve avere, oltre ovviamente alla già citata flessibilità di cui hai appena parlato? Sicuramente una buona dose di entusiasmo e di voglia di aprirsi all'altro, questo sicuramente è una realtà che inevitabilmente coinvolge in prima persona e che quindi necessita sicuramente di una voglia di contagiarsi, ecco. Bello. Questo sicuramente. L'entusiasmo ancora non è riuscito, come elemento poi da fare un attimo in valigia. Quindi grazie Federica che ci hai dato anche questo spunto, grazie per la tua disponibilità invece, buon lavoro a te e a tutti gli amici di MH, Mediterranean Hope, e ricordiamo entro il 15 di febbraio potete presentare domanda anche per MH, esatto, anche per Roma. Grazie Federica. Grazie mille, grazie a voi, grazie, arrivederci. 15.55, anche queste due ore di picnic delle chiese oramai sono praticamente terminate, abbiamo parlato con tantissimi ospiti, abbiamo chiacchierato con OLP, civilisti, ex civilisti, abbiamo conosciuto tantissimi progetti, è stata una puntata veramente molto intensa e speriamo di avervi dato tante informazioni utili appunto per prendere parte anche voi oppure persone che conoscete al Servizio Civile Universale, lo SCU. E anche la nostra valigia, Dani, è bella piena perché abbiamo collezionato... Abbiamo preso consigli, spunti, riflessioni da parte di tutti e quindi adesso insomma abbiamo tante cose su cui riflettere. Sì, abbiamo raccolto entusiasmo, flessibilità, abbiamo raccolto voglia di fare, voglia di mettersi in gioco, capacità di ascolto, ma come ci diceva anche Stefano Bertuzzi all'inizio, capacità di lasciare la valigia un po' vuota in modo da poterci mettere poi quello che durante l'anno di servizio civile si impara e si apprende. Quindi velocissimamente vi ricordiamo che avete tempo, se siete all'ascolto ragazzi o ragazze interessate tra i 18 e i 28 anni, se siete interessati a fare questo percorso di servizio civile universale, avete tempo fino al 15 di febbraio per presentare domanda. Dovete informarvi ovviamente sulla grande quantità di progetti che sono presenti, li trovate tutti pubblicati sul sito ufficiale del Servizio Civile Universale oppure sul sito diaconiavaldese.org per quelli che riguardano ovviamente l'ambito diaconia, oppure sui siti specifici che abbiamo citato, Croce Rossa, Comuni Vari, Croce Verde che è stata con noi ospite e tanti altri
enti, organismi, associazioni del territorio. Ce n'è veramente tanti tanti, quindi insomma basta scartabellare un po' e troverete un percorso che fa per voi. La domanda si può fare unicamente online sulla piattaforma DOL, domanda online, ed è necessario avere lo SPID. Quindi ovviamente poi andando online troverete anche qui tutte le informazioni. E non abbiamo detto un'altra cosa importante, Dani, che comunque c'è una sorta di compenso per l'attività di servizio civile. Quest'anno in particolare si tratta di 507,30 euro, quindi comunque al mese. Esatto, brava che l'hai sottolineato, al mese. Quindi effettivamente c'è anche appunto un compenso per questa attività, insomma sicuramente arricchente. Alla fine a me la parola che viene da dire in questo momento, dopo insomma tutta questa riflessione, è che ti arricchisce in qualche modo, perché è un viaggio, quindi alla fine insomma cose se ne imparano e si capisce magari anche che direzione prendere nel futuro, che è sempre una cosa che mette un po' di ansia, di decidere cosa fare nel futuro, e può essere un primo passo. A volte anche solo discriminare cosa piace di più e cosa piace di meno già aiuta a prendere una via anziché l'altra. Quindi buon servizio civile a tutte e tutti voi. Provateci, sperimentate, lasciatevi incuriosire da questa opportunità e fateci sapere cosa mettereste voi nella valigia. Potete come sempre scriverci una mail a diretta@rbe.it oppure scriverci sui social, sul nostro numero di telefono. Insomma, abbiamo tantissimi contatti anche noi di RBE e li ricordiamo, visto che li abbiamo chiesti a tutti, li diciamo anche ai nostri. Esatto, grazie ancora per averci seguito e ascoltato, grazie ovviamente ai nostri tecnici Matteo e Michele, che hanno curato la parte audio e video. Giulia, alla prossima puntata speciale di Oramai, Picnic delle Chiese. Picnic delle Chiese, insomma avete capito che ci sarà un'altra puntata e noi ne siamo molto contenti. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao.